Line e si prepara per una dimostrazione il pubblico di Parma. Quindi 3, 2, 1, sventolare! E un passaggio dell'HH3F che inizia così la sua display line, portandosi in una manovra che viene chiamata sfogata. Questa è una manovra evasiva per evitare in altre operazioni la contraerea. Quindi sono manovre evasive che si effettuano in teatri operativi. Adesso noi andremo a presentare l'equipaggio dell'HH3F, che è formato da due aerosoccorritori. Il primo è il primo maresciallo Roberto Berruti, il primo maresciallo Tessa Paolo, l'operatore di bordo, il primo maresciallo Russo Salvatore, il primo maresciallo Giuseppe Barrotto, operatore di bordo, il copilota, il capitano pilota Marco Meneghello e il comandante dell'aeromobile, il maggiore pilota Viola Antonio, a cui va il nostro caloroso applauso. Stendiamo i nostri capellini sulle mani per farci vedere e il nostro applauso alla HH3F che inizia la display line. Trova l'assetto l'HH, riceve la benedizione dell'aeronautica militare. Grazie, applauso per questi eroi militari militari che raggiungono luoghi indispensabili, dove tutti si fermano e le quelli che sono solo arriva e forma in campo le vite umane. Adesso arriveremo ad una manovra che si chiama decollo sinalato per far vedere la praticità e la professionalità di questo equipaggio. Italiana ha una grandissima particolarità: questo elicottero può ammarare, è l'unico elicottero che può andare in acqua e stazionarsi per un bel po' di tempo. Questa manovra si rende necessaria laddove c'è un recupero di più di 3 survivor ritrovati in acqua, quindi feriti in acqua. Allora l'elicottero si appresta ad andare in acqua e recuperare nel più breve tempo possibile quanti più naufraghi ci sono. Adesso noi vi faremo vedere il perché l'elicottero HH3F può ammarare. Quindi anche le fotografie puntate sull'elicottero, la parte sottostante l'elicottero che ha la forma e la chiglia di una barca, questo è il motivo per cui l'elicottero può ammarare. Quindi attenzione a questa manovra, macchine fotografiche puntate sull'elicottero per immortalare questa bellissima manovra. Quindi una gran bella fotografia da tenere in ricordo dell'Aero Parma Show 2013. Quindi attenzione. Primo rullaggio, atterraggio stato con rullaggio immediato della HH3F per poi farvi apprezzare in tutta la sua bellezza la manovra che vi ho appena descritto. Quindi atterraggio rullato e subito su nel cielo qui di Parma per permettere a tutti una foto meravigliosa di un movimento sulla
strada. Benissimo, ottimo. Si va a predisporre per il saluto facendo vedere la cosiddetta mancia, la forma di chiglia di una barca che permette questo elicottero da 10 tonnellate di peso di poter ammarare. Vedete la parte esterna, sia a destra che a sinistra, si chiamano sponsor. Dentro gli sponsor ci sono una serie di gonfiabili che vengono aperti nel momento in cui si deve rimanere in acqua molto felice. Eccola qui, meravigliosa la pancia da fotografare per la caccia 3F, quindi ultima manovra per noi in questo meraviglioso show dell'aria qui a Parma. E quindi l'ultimo saluto dell'equipaggio del 15° stormo, quindi ultime foto per noi. Tutti i giorni di vedere ancora un MB-326 spiccare il volo, eccolo qui, piena corsa di decollo, colorazione arancione classica delle scuole di volo. Thank you.
strano pensiero al voi della nautica militare italiana e anche sinonimo di predominanza proprio lo IAC-50 guidato dai 10 piloti della nazionale. Eccolo su, dritto, proprio in corrispondenza del centro della display line a disegnare una manovra davvero. Andrea, per il numero di G e viceversa quando partiamo G negativo esattamente l'opposto, il peso che piano piano diminuisce passando dalla programma cui ha dato all'Italia per la prima volta nella storia dell'acrobazia italiana ben due medaglie d'argento sia nel 2011 che nel 2012. Medaglie d'argento mi ha detto bene quella del 2013 si deve ancora giocare questa volta cercherò di portare all'Italia un oro e noi tutti glielo auguriamo e chiamiamo un applauso. Eccolo Lucio, dare fumo bianco per lui e questa sera il tonno sull'asse scatta con la cloche, mano sempre sulla manetta, mano destra sulla cloche e poi su, dritto nel cielo a regalarci una serie continua di piatti e rovesci.
lui si allontana tutto alla vostra destra, ancora una volta al muro di alto, poi in su, quasi abitarsi ancora una volta per un altro. Thank you.
Parma sta tornando matricola 7015 del bando sperimentale volo. Eccolo qui. Thank you.
questo gigantesco rombo con numero 10 solisti. Allora, signore e signori, macchine fotografiche pronte, questa è la prima grande apertura delle frecce tricolore.
temptation and be ruler.